Night Pump in the Morning. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti a Climate Change Wars, le guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo 2050. In questo episodio parleremo della levata di Cartago. Consideriamo alcuni fatti demografici che sono attesi intorno al 2050. Intorno al 2050 gli africani saranno 2,4 miliardi. Se un africano su due migrerà per ragioni di cambiamento climatico, allora ci saranno 1,2 miliardi di africani in movimento, mentre 1,2 miliardi di africani resteranno stanziali. Non è detto che tutti gli 1,2 miliardi di africani in movimento si dirigeranno verso le coste bagnate dal Mediterraneo nel nord-est Africa. Tuttavia è indubbio che la grande maggioranza di questi punterà a quella zona per delle banali ragioni economiche e demografiche. La Tunisia, perché con curva demografica bassa, con correnti marine di superficie favorevoli verso Sicilia, Sardegna, persino Tirreno centrale, nonché territorio di interesse dove passa il Green Stream. La Libia, perché con curva demografica bassa, un paese ricco con montagne di danari in conti correnti esteri, giacimenti di petrolio, gas, praticamente senza confini difendibili, dato che ci sono moltissime oasi con stabili rotte da sud a nord. Egitto, perché il paese ha il fiume Nilo, nonché il grande bacino artificiale d'acqua dolce Nasser, il canale di Suez, che è sia scalo portuale per migrare a nord, sia snodo strategico, militare e rapida porta per il Golfo Persico e l'Oceano Indiano. Vi sono altre ragioni strategiche sul perché la fantomatica realtà di Cartago si è attesa sulle coste del nord-est Africa, bagnate dal Mediterraneo, ma non è questa la sede per evidenziarne tutte le numerose ragioni. Stimando al 2050 circa 140 milioni di nordafricani resistenti, ossia egiziani, tunisini, libici, tali popolazioni del nord-est Africa se la dovranno vedere con 1,2 miliardi di subsahariani in movimento. È vero che l'Egitto è oggi pesante militarmente, ha una grande eterogeneità di equipaggiamenti di terra e d'aria, che non aiutano però nel tempo a mantenerli in efficienza, a causa dei diversi costi di manutenzione e la bassa standardizzazione. Tuttavia si suppone che anche domani l'Egitto sarà pesante militarmente, ma 1,2 miliardi di combattenti equivalgono a circa un rapporto di forza dato da 140 milioni di resistenti contro 1,2 miliardi di aggressor, ossia 7 defenders contro 60 aggressor. L'Egitto disporrà di atomiche tattiche in futuro? Non credo proprio. Il rischio che la NATO perda il controllo di tali armi, come quelle che sono state dispiegate durante la guerra fredda in Pakistan, è troppo elevato. Non è credibile che la NATO accetti una proliferazione atomica in Egitto, sviluppata per vie esogene o endogene. La Libia del colonnello Gheddafi avrebbe voluto la bomba, ma ebbe ad ottenere solo armi chimiche. L'Egitto entrerà nell'Unione Europea e o nella NATO? È possibile, ma è alquanto improbabile. L'Egitto non è una democrazia e soprattutto non esiste alcuna strategia europea per disattivare la bomba demografica africana ed i problemi del cambiamento climatico nel Mediterraneo.
Non esiste in UE nemmeno un interesse ad allargare la UE ai paesi del Mediterraneo del Sud, e non vi potrà mai essere nulla di simile, sino a quando gli Stati europei non devolveranno le competenze della difesa e della politica estera, facendo assurgere gli Stati Uniti d'Europa, creando USE Navy, USE Air Force, USE Army, con un segretario di Stato europeo che non abbia diplomatici europei di politica estera tra le palle. Scusate il francesismo. Aiuteranno gli europei i popoli del nord-est Africa a difendersi da un'invasione di terra di dimensioni bibliche, composta da subsahariani, armati oppure semplice bomba umanitaria? Non credo proprio. Il nuovo punto di equilibrio sulle coste bagnate dal Mar Mediterraneo nel nord-est Africa in ogni caso sarà avverso alla NATO, perché non ci sono risorse nell'area per sostenere 1,2 miliardi di persone, oppure 900 milioni di persone. Tutto questo senza articolare ipotesi sulle potenziali strumentalizzazioni gengiscane, ossia cinesi, su tale tipo di processo endemico in Africa, che potrebbe essere un'interessante opportunità per progettare una diversione strategica di terza guerra mondiale, ingaggiando gli europei da sud, qualora questi fossero dei defenders della Repubblica Zarina, ossia la Russia, sotto attacco cinese o gengiscano in Siberia. Quindi, stimando, occhio e croce, 300 milioni di morti di subsahariani per conquistare l'area di Cartago, ossia la zona dell'Egitto, della Libia e della Tunisia, il numero di africani deceduti solo per l'emersione di Cartago si aggirerebbe sui 340-440 milioni di persone. Composto questa cifra da 200-300 milioni di Kia, Mia subsahariani, più 140 milioni di Kia, Mia di resistenti nord-est africani, dove Kia sta per Killing in Action e Mia sta per Missing in Action. Ovviamente non sarebbero finite le guerre puniche due, ma questo sarebbe solo l'inizio. Infatti, sul nord-est Africa resterebbero accatastati 900 milioni di persone, ossia i sopravvissuti, 1,2 miliardi meno 300 milioni. Queste popolazioni necessiterebbero di migrare, non essendoci risorse vitali sufficienti per tale massa di persone nell'area di Tunisia, Libia ed Egitto. Prendiamo gli elementi del pattern storico delle guerre puniche d'epoca romana ed invertiamo le caratteristiche del pattern storico. Questo lo possiamo fare in virtù della presenza degli attrattori caotici guerrafondaici nel lungo periodo della storia europea. Vi invito, se non l'avete fatto, a fruire il podcasting relativo alla presenza di caos deterministico nella storia europea, che potete trovare ovviamente nella playlist di Climate Change Wars, le guerre del cambiamento climatico Mediterraneo 2050. Ok, a questo punto chiediamoci se l'inversione dei fattori del pattern delle guerre puniche d'epoca romana sarebbe compatibile con lo scenario costruito sino adesso. Cartago, dell'epoca romana, era una grande potenza militare e navale. Invertiamo questo fattore, troviamo Cartago non una potenza militare moderna e senza capacità aeronavali spiccate. Cartago d'epoca romana era dislocata nell'Africa mediterranea del nord-ovest. Invertiamo questo fattore, troviamo che la moderna Cartago non sarebbe dislocata nell'Africa del nord-ovest, ma bensì dislocata sull'Africa mediterranea del nord-est. Cartago d'epoca romana era dotata di un esercito convenzionale. Invertiamo questo fattore, troviamo che la nuova Cartago non avrebbe un esercito convenzionale. Cartago d'epoca romana era comandata da generali astuti, Annibale Asdrubale, con l'obiettivo di distruggere l'esercito romano. Invertiamo questi fattori e troviamo che la nu nuova Cartago non avrebbe un condottiero,
ma con forze organizzate in milizie con l'obiettivo di invadere Euroma. Roma, in epoca romana, quando era ancora repubblica, era una potenza militare nascente che non sapeva niente di guerre navali. Invertiamo questo concetto e troviamo il concetto di Euroma, intesa come Unione Europea o dei possibili Stati Uniti d'Europa, una potenza militare matura e ben consolidata con una buona flotta navale. Roma, all'epoca, in epoca, diciamo, della Repubblica, prima della detonazione delle guerre puniche, era dislocata nella penisola italiana. Invertiamo questo fattore e troviamo che il concetto di Euroma è appunto un concetto astratto assimilabile alla UE oppure a dei fantomatici Stati Uniti d'Europa. Roma, con una risposta unitaria alla minaccia di Cartago in epoca, diciamo, antica, invertendo questo fattore, troviamo che Roma avrà una possibile risposta non unitaria alla minaccia di Cartago. Roma in epoca antica era dotata di un esercito convenzionale. Invertendo questo fattore, troviamo che Euroma avrebbe un esercito convenzionale ben equipaggiato, ma potrebbe essere impegnato anche su altri fronti bellici, ossia un esercito in parte assente. Roma in epoca antica era comandata da generali non troppo astuti, ad eccezione di Scipione. Invertendo questo fattore, troviamo che Euroma, la moderna Euroma, sarebbe coordinata da astuti comandanti posti nell'headquarters NATO. Roma, in epoca antica, vinse il conflitto delle guerre puniche, salando simbolicamente le fondamenta della città nemica di Cartago. Assimiliamo questo concetto al concetto di vincita di Euroma, il sale del passato sarebbe trasformato nel vetro di esplosioni atomiche. Nella modularizzazione delle dinamiche dei processi è necessario conteggiare le differenze tecnologiche che separano i due eventi storici, guerre puniche 1 d'epoca romana, guerre puniche 2 distopie futuribili. È ovvio che la sequenza cronologica delle tre antiche guerre puniche dovrebbero trasformarsi in fasi all'interno di un processo di scontro tra queste due ipotetiche realtà per disegnare una logica escalation dei contendenti. Le tre guerre si trasformerebbero in fasi all'interno delle distopiche guerre puniche 2 d'epoca moderna. Guerra punica 1, guerra di mare, trasformata dai romani in battaglie pseudoterrestri. Questa si trasformerebbe in fase 1, guerra asimmetrica di mare, trasformata dai cartaginesi in scontri simili a quelli di terra. Guerre puniche 2, invasione di terra di truppe cartaginesi con escalation non convenzionale, tramite l'uso dell'arma segreta degli elefanti, questo nelle antiche guerre puniche 2. Nella fase 2 di queste moderne guerre puniche, invasione cartaginese del suolo euromano con scontri urbani e guerra asimmetrica, poi esplosione di un'epidemia per un fantomatico virus degli elefanti. Guerra punica 3. Distruzione di Cartago da parte romana con un'aspersione rituale di sale sulle fondamenta nemiche. Questo evento diventerebbe come fase 3, distruzione di Cartago da parte di Euroma con armi nucleari tattiche, come risposta proporzionale all'offesa batterologica chimica subita da Euroma durante la fase 2. Ora, il concetto storico di Cartago occorre per valutare un rischio potenziale geostrategico di un'entità politico-territoriale che potrebbe essere palesabile in un futuro prossimo e che attualmente è definita in universi astratti di tipo distopico, per cui ogni riferimento a fatti o persone o stati è da intendersi oggi solo in termini accademici e teorici e potenziali, attinenti ad un generico rischio geostrategico, inteso come il cambio delle condizioni dello stato del mondo che condurrebbero a potenziali distopici universi. Quindi, tirando le somme, la risposta del calcolo geostrategico dell'orbita del modello del pattern delle guerre puniche 2
è consistente con tutti gli scenari. I buonisti di oggi e domani delirano di tenere le frontiere aperte in modo costante nel lungo periodo. A mio avviso questi pazzi aprono la strada alle guerre puniche due, dato che faranno passare il concetto in Africa che i subsahariani, a loro, per risolvere i loro problemi, sarà sufficiente migrare in Europa. Tutte le risorse europee, che sono scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti, finiranno in modo esponenziale per essere stanziate prima sull'accoglienza. Poi le risorse saranno tagliate a causa delle migrazioni interne alla UE per il severe weather nel nord Europa, causato dal climate change e blocco della corrente del Golfo, e per danni di mini uragani mediterranei per cambiamento climatico in Europa, nel Mediterraneo. Il lavoro dei missionari in Africa andrà in vacca, per assenza di risorse dall'Europa all'Africa e per il cambiamento climatico in Africa. A prescindere questo da ciò che potrebbero decidere di fare o non fare i cinesi in Africa. In ogni caso non ci saranno risorse europee da spendere in Africa per aiutare queste persone. Non si userà la leva del cambio euro monete africane, decuplicando localmente gli aiuti stanziati in euro, per politiche di controllo delle nascite. Quindi l'Africa sarà lasciata all'iniziativa cinese. Questa non sarà percepita come una minaccia, non avendo i cinesi una storia colonialista alle spalle. Quindi, detto in due parole, è altamente probabile che non ci sarà alcuna mitigazione delle guerre puniche due da parte dell'Europa.